Baby. Ciao galattici amici e galattiche amiche, benvenuti all'officina del Mac. Perfetto ragazzi, eccoci qui. No, adesso iniziamo col primo, il primo dei Reavers, Targor, e andremo a fare una modifica abbastanza semplice. Quindi ecco qui i pezzi che ci servono, ovviamente Targor, le due spade a catena degli Imperial Knight di Titanicus e un paio di cosine dei Goliath, una testa dei Goliath, un pugnale, poi andremo a mettere oppure no, dipende da come vogliamo fare, e lo spallaccio che servirà da mettere davanti alla cintura in modo tale da dargli un look un pochettino più futuristico. Adesso facciamo un po' di spazio così iniziamo a rimuovere le braccia che non ci servono, quindi rimuoviamo tranquillamente queste armi che tanto non ce ne frega niente. Fate attenzione, l'unica cosa, vabbè, mi auguro che non vi tagliate le dita per tirar via due armi, altrimenti andrete a far parte del club del Doc Nico. Facciamo con calma, tranquillamente. Ecco qua, adesso l'unica cosa che dobbiamo anche assicurarci è che la parte tagliata sia abbastanza piatta, perché dobbiamo andare a incollarci poi sopra dei pezzi che fondamentalmente non sono fatti per stare lì, quindi andiamo anche a arrotondare un pochino i bordi in modo tale da addolcirli un pochino. Poi dovremo comunque usare la materia verde, quindi da qui non si scappa, però per il momento cerchiamo di renderci la vita più facile anche in futuro. Quindi rimuoviamo il tutto, togliamo le armi schifosissime che non ci piacciono perché sono da box art e mettiamo le armi, quelle fighe. Allora, come vedete il braccio più o meno ci sta, ci sarà bisogno, ripeto, di un po' di materia verde, però per il momento siamo messi abbastanza bene. Per quanto riguarda invece il corpo principale, la testa deve saltare ragazzi, la testa deve brillare, quindi andiamo a prendere le cesoie e mentre ridiamo come dei pazzi stacchiamo la testa di Targor. Ok, anche qui molto semplice in realtà, l'unica cosa, cercate di non tirare via la parte sotto del collo perché ci serve una parte d'appoggio per la testa del Goliath. E davanti metteremo lo spallaccio come se fosse una sorta di fibbia da cintura per nascondere un pochino il simbolo. Ovvio il simbolo va stranamente tagliato anch'esso, quindi dobbiamo cercare di rendere la superficie il più possibile accogliente per lo spallaccio, quindi deve essere liscia, non deve avere pezzi che escono, stelle del caos, cose di questo tipo. Quindi grattiamo via, così vedete che è abbastanza liscia. Torniamo un attimino sul nostro corpo e a questo punto direi che è il momento di mettere le spadine. Allora, cerchiamo di rendere la cosa ancora più liscia, dopodiché mettiamo le spadine. Allora ragazzi, io sto tentando anche di mantenere la forma, come dire, la posa del modello originale, proprio perché in Chesspire è molto importante anche poter riconoscere subito i modelli, perché ogni modello ha la sua carta e ogni carta ha le sue caratteristiche, quindi cerchiamo sempre di mantenere la posa del modello, ok? In questo caso la posa sbroffa di Targor con le due armi in avanti, tipo come at me bro, va tenuta, perché merita. Allora, semplifichiamoci la vita soprattutto con gli easy to build. Io non so la vostra esperienza ragazzi, ma questi pernini degli easy to build non si incastrano mai perfettamente, quindi io li levo sempre.
Ok? Adesso non so, magari qualcuno sta inorridendo a casa, però io li levo sempre e i pezzi combaciano perfettamente, come accadrà in questo momento e come sta accadendo effettivamente. Cioè, si è attaccato tranquillamente senza bisogno dei perni. Quindi ragazzi, siete stati a impazzire con gli Easy to Build, staccate i perni e incollate senza grossi problemi. Ok, ci serve mettere già il corpo in modo tale da avere una base su cui poi mettere sia la testa che le due spadine. Anche qui il collo cerchiamo sempre, siccome l'attacco delle teste dei Goliath è abbastanza particolare e obliquo, cerchiamo di farne un obliquo uguale in modo tale da dargli una base buona. Poi ripeto ragazzi, tutte le parti che vedete con dei buchi verranno poi riempiti con la materia verde. Diamo un attimino di tempo alla colla per agire, dopodiché tiriamo via queste bruttissime linee di fusione che mi stanno causando veramente i flashback della Seconda Guerra Mondiale. E finalmente arriva la ciccia. Ok, ci puliamo un pochino, siamo delle persone pulite. Adesso arriva la ciccia, ragazzi, si attaccano i pezzi. Ok, quindi prima di tutto la testa, e ripeto, allora, se volete stare un attimino più tranquilli si può anche mettere una piccola pallina di materia verde e poi successivamente l'attack. In questo caso io non l'ho fatto perché l'attacco mi è venuto molto bene, nel senso che è abbastanza uguale a quello della testa, quindi non ho sentito la necessità di metterla. Però se state facendo modifiche un pochettino complesse, un pezzettino di materia verde in modo tale da dargli una sorta di patafix super serve a mettere la testa. In questo caso la testa è anche aperta sopra, quindi possiamo anche metterci un po' di attacco da sopra in modo tale che, non esagerate ragazzi, perché sennò cola su tutto il torso e riempie tutte le fessure e viene una schifezza. Quindi un pochettino. E poi le armi, ok? Quindi le armi, stessa cosa di prima. L'unico problema di quest'arma è che ha questo piccolo gradino che serve nel kit originale per incastrarsi. Dobbiamo toglierlo. Quindi io adesso lo sto facendo tenendo il pollice come punto di fermo del taglierino, e questa cosa mi ha già causato notevoli problemi, tra cui il fermo di una settimana perché mi sono tipo fatto un etto di crudo con il pollice. Quindi non fatelo, ok? Io lo sto facendo perché sono un cattivo maestro, però cercate un altro punto d'appoggio che non sia la vostra viva carne. In nome di Darwin, ragazzi, vi prego, fatelo. E in questo caso rabbrividite con me mentre cerco di amputarmi le dita. Ok, anche qui deve essere super liscia, ragazzi, super liscia, altrimenti si attacca ma è debole l'attacco, punto primo, e punto secondo ci mettete una vita a farlo attaccare. Quindi adesso con calma e pazienza mettiamo. In realtà l'attacco è abbastanza veloce, quindi non serve tantissimo. L'importante però è mantenere i due pezzi completamente immobili, perché altrimenti il tempo sale, sale, sale. Le punte dietro, vi dirò ragazzi, io le terrei, secondo me non stanno male. Alla fine lo stile che stiamo cercando è lo stile di Predoni alla Mad Max, quindi punte magari dipinte come metalliche, non come osse, potrebbero starci. Adesso andiamo a mettere anche l'altra, ok? Sempre, ripeto, mantenendo la posa di Targor, quindi la posa come vedete è praticamente invariata, però abbiamo cambiato parecchio il modello fino a renderlo praticamente un'altra cosa, un altro concept dietro il modello. Quindi aspettiamo ancora un pochino in modo tale da evitare che l'altra si stacchi. Aspettiamo un attimino. Ok, quindi adesso preoccupiamoci sempre che la superficie sia liscia, completamente liscia, quindi diamogli ancora un attimo di
lavoro di taglierino. Attac. E andiamo a sistemare la spada cercando di tenerle il più simmetriche possibili, perché l'effetto, ovviamente, se teniamo le due armi simmetriche viene fuori la pagliura. Quindi prendiamoci un attimino di tempo, quando siamo sicuri della posa, quando siamo sicuri di come deve stare, la teniamo ferma. Allora, noterete che mentre si asciuga l'attack, avete, oltre vabbè alla mossa di karate che serve per capovolgere il modello alla velocità della luce, che ci sarà un momento in cui l'attack è leggermente budinoso e potete spostare il pezzo senza staccarlo completamente. Approfittate di quel momento per muoverlo, ma non tantissimo, perché altrimenti ve lo ritrovate in mano e poi dovete rifare tutto da capo. Quindi adesso lasciamolo così, mi sembra abbastanza simmetrico. Poi su questo modello ovviamente la materia verde andrà sugli attacchi delle braccia, sulla testa per coprire il Grand Canyon, e in realtà basta così. Dobbiamo solo mettere la fibbia davanti per coprire la parte con la stella del caos che abbiamo tolto. I riferimenti al caos comunque verranno mantenuti, perché se i modelli sono abbastanza carichi da questo punto di vista, sia vorrei tentare di non snaturarli troppo in ottica Shadespire, quindi stelle del caos e simboli di Khorne, se non sono troppo evidenti o se non danno fastidio alle modifiche, verranno mantenuti. In questo caso, come vedete, mettere anche questo spallaccio Goliath al posto della fibbia lo fa diventare più ciccioso Targor, il nostro amato Targor, e dà quel tocco in più su tutto il modello, proprio per evitare che magari la parte superiore venga stramodificata e la parte inferiore non venga toccata, che anche questo è un effetto che vogliamo cercare di evitare, perché la modifica quando è così elevata, adesso ragazzi sto pensando a delle fattorie, a delle praterie tranquille dove potermi rilassare senza pezzi che si staccano, investite in un morsetto da pittura, mi raccomando ragazzi, non fate come me. In questo caso, come vedete, come vi dicevo prima, eravamo arrivati al punto in cui l'attack comunque non è totalmente acquoso, ma è leggermente budinoso, e ci permette di recuperare la cazzata che abbiamo fatto, ovvero toccare dentro il pezzo. Ok, per Targor in realtà abbiamo concluso, abbiamo finito, queste erano le modifiche da fare sul pezzo, poi nei video successivi andremo a vedere come completare la modifica con l'uso della materia verde, cosa che è necessaria ragazzi, perché altrimenti, a parte per la testa che ovviamente è aperta sopra perché ci manca la cresta che non ho voluto mettere, ma anche le braccia così come sono sembrano veramente non a posto. Cosa faremo? Andremo a allungare un po' la carne delle braccia con la materia verde e facendo dei filamenti in modo tale che sembri quasi che gli innesti della spada arrivino fino alla spalla. Poi in fase di pittura la carne vicino al metallo verrà fatta rossastra, mentre invece la carne più lontana dal metallo la faremo più pallida possibile, proprio anche per richiamare quell'effetto di carne infiammata, perché sicuramente mi aspetto che dei predoni del deserto che si infilano delle lame di metallo nelle braccia non lo facciano seguendo i disciplinari dell'Agenzia Nazionale della Sanità, ma facciano del tipo a mannaiate o a denti. Io preferisco pensare coi denti. Aspettiamo un attimino ancora, in realtà qua se avete una superficie, qualcosa dove mettere, lo appoggiate e lo lasciate così com'è. Ok, il prossimo river che faremo è Saek. Saek è uno dei miei preferiti. Cosa andremo a fare? Allora, andremo a cambiare l'arma sicuramente, perché è troppo fantasy. Andremo a cambiargli uno degli stivali,
precisamente quello che è in elevazione, quindi quello che non è attaccato alla basetta. Metteremo davanti al busto uno di quei busti protettivi dei Goliath, anche perché la testa purtroppo è straincassata vicino al braccio e quindi rischiamo di rovinare troppo il modello. E poi anche delle placche che potrebbero servirci per coprire la parte della gamba dove andremo a togliere lo stivale e mettere quello nuovo, però vediamo un po' come viene la modifica. Ma in questo caso vedete che il parapetto ho preso quello un pochettino più serio, con anche la mezza maschera davanti, proprio per cercare di dargli il più significato possibile. Adesso, prima cosa, qua dobbiamo fare molta attenzione perché l'arma è strafragile, quindi la prima cosa che andiamo a fare è staccarla, perché rischiamo di spaccarla. Allora, andiamo prima a togliere la lama e poi andiamo a togliere la parte proprio dell'asta. Questo ci permette di avere un pochino più di controllo sulla rimozione dell'asta, perché abbiamo bisogno che questa parte sia, come per le braccia di Targor, straliscia, ok? Perché altrimenti rischiamo che il pezzettino che mettiamo sopra sia storto verso il basso, storto verso l'alto. È un pezzo abbastanza grosso, quindi avremo anche bisogno dei perni. Dobbiamo pernarlo questo pezzo, perché altrimenti rischiamo che si salti via la prima volta che un bambino si avvicina al tavolo e dice: che fichi i tuoi river, posso toccarli? E voi purtroppo dovete dire di sì, gli dite di sì e il bambino riesce a toccare l'unico angolo che non deve toccare col mignolo, imprimendo misteriosamente la forza di 1000 uomini, facendo saltare il pezzo. E poi voi non potete picchiarlo perché magari c'è la mamma vicino, andare in galera per i river, non lo so, vedete voi, cioè se lo reputate necessario, io non sarò io a dirvi di no, però ecco, io non lo so, non mi attira la galera. Andiamo a pulire il pezzo, manteniamolo tutto così com'è, è molto buono. Dopodiché andiamo a prima fare un attacco preliminare, quindi, e ci rendiamo conto di che cosa? Ci rendiamo conto che dobbiamo togliere un altro pezzettino. Perché? Perché se noi andiamo a togliere proprio la base fino alla mano, abbiamo molta più libertà poi nel perno, perché la superficie dove deve entrare il trapano è molto più grande, perché c'è anche tutta la mano, e riusciamo a regolarci meglio. E soprattutto quando andiamo a fare il buco non rischiamo di spaccare l'asta, perché l'astina è piccola, il perno è piccolo, e magari andiamo a bucare un lato dell'asta invece che bucare nel centro. Andiamo a togliere comunque anche tutte le linee di fusione che fanno male al cuore. Ok, adesso vedete che è praticamente dritto. Voi non sapete da casa quanti saecco ho dovuto sprecare per farlo dritto al primo colpo, fare il video e fare il fico, circa una trentina di saec. Però questo è il video dove sono riuscito a farlo tranquillo, come i video su internet dove fanno canestro subito. In realtà dietro ci sono anni e anni di video, famiglie distrutte e altro. Adesso andiamo a fare il perno. Cosa ci serve? Ci serve il trapanino, ovviamente. Ci serve il nostro bel set di punte. Andiamoci a prendere la punta corretta. Apriamo, inseriamo la punta, dopodiché la fermiamo con l'apposito meccanismo. Mi raccomando, sia ben ferma, altrimenti non riuscite a fare il buco, vi scappa di mano. Adesso ci mettiamo sul pezzo e cominciamo a fare una piccola incisione iniziale per vedere se effettivamente è nel centro. Non andate subito diretti a fare il buco, date una prima incisione iniziale, dopodiché se vedete che è al centro, come in questo caso è successo, andate e continuate a trapanare. Non tantissimo, ragazzi, in realtà un paio di millimetri secondo me va più che bene, anche tre. In questo caso stiamo parlando di plastica, il pezzo è abbastanza grande sia ricevente che il pezzo che mettiamo sopra, quindi non serve chissà quale incredibile perno. Anche in questo caso andiamo a fare un altro buco, pulendo magari il trapanino, se no. Ok, quindi andiamo a pernare anche l'altro pezzo, facciamo il buco in modo tale poi da inserire il pezzo di graffetta. Come vedete anche qua è perfettamente in centro, ma non me la sto tirando,
semplicemente un dato di fatto. Prendiamo la graffetta, è una semplicissima graffetta. Io di solito prendo quelle con la guaina perché una delle punte del trapanino che uso è perfettamente uguale come diametro alla graffetta, una volta ovviamente sguainata, quindi tolta la guaina. Ovviamente le graffette tutte vanno bene, ragazzi, non state pernando degli scafi, delle rompighiaccio dei primi esploratori dell'Antartide. Ci sono pezzi di plastica, quindi andiamo a dare un minimo di colla e inseriamo nel primo pezzo. Lo inseriamo e la lasciamo qui, perché dopo andremo col cesoino, con la cesoietta, non so come si chiama in italiano, a togliere il pezzo che ci serve, che non ci serve, lasciare quello che ci serve. Ok, andate a occhio, anche se magari non è perfetto, basta comunque che un minimo di graffetta sia da una parte che dall'altra. Usiamo la colla. Andiamo a mettere il pezzo. Qui con SAEC, ragazzi, fate sempre attenzione perché SAEC è infame, per quel pezzo dell'arma è stra delicato, quindi se dovete imprimere forza o premere o altro, fate molta attenzione. In questo caso vedete che con il perno è praticamente super resistente. Lo andiamo a sistemare un pochino verso l'alto perché mi sono reso conto che forse non era così ben centrato. Ok, questo adesso lo lasciamo asciugare. Già in questo modo, semplicemente cambiando l'arma del modello, gli abbiamo dato tutto un altro spirito. Adesso andiamo su SAEC. Come vi dicevo, la testa c'è molto da fare, ragazzi. Io tolgo giusto magari qualche punta sul fianco, ma la testa è troppo incassata. Rischiate di poi di dover fare un lavoro di riscultura con la materia verde troppo lungo, troppo tedioso, quindi semplicemente andiamo a mettere la gamba diversa rispetto a quella del modello base e andiamo anche a mettergli il parapetto dei Goliath. Andiamo a riprendere un attimino il nostro pezzo di prima perché è il pezzo su cui metteremo la gamba. Allora, è leggermente più corto, ragazzi, è un pochino più grosso, però non tantissimo, quindi andiamo a togliere il pezzo di gamba il più possibile verso il ginocchio, senza però togliere la curva, come si suol dire, del ginocchio. Quindi con calma e tranquillità, lo so che non state vedendo niente, però fidatevi. Perfetto, allora adesso ho tolto la gamba, vedete che ho mantenuto la curva del ginocchio, ok? Questo perché altrimenti veniva fuori la gamba di, cioè la gamba a destra di Mickey Mouse e la gamba di là di Michael Jordan. Andiamo a togliere un minimo di gradino, che è il gradino che serve per il kit dei Goliath, che in questo caso a noi non serve perché non stiamo mettendo in piedi un Goliath, o magari sì, un Goliath piccolino perso per Shakespeare. Colla, in questo caso io non perno. Perché non perno? Perché non credo sia necessario, il pezzo è molto grosso da una parte e dall'altra, quindi semplicemente serve farli combaciare e basta. E comunque qui, ragazzi, metteremo anche un po' di materia verde, quindi anche in questo caso andremo a rinforzare la modifica con della materia verde dopo, cosa che per esempio sull'arma non dovremmo andare a fare. Come vedete, anche qui abbiamo preso la gamba e ne abbiamo messa un'altra. In questo caso l'attack non dovrebbe tradirci. Comunque noi, per non saperne leggere né scrivere, lo mettiamo tranquillo da una parte e lasciamo che si asciughi completamente. Anche perché
ci sono altri Rivers, come per esempio Arnulf. Allora, Arnulf, per chi non lo sapesse, è il fratello sfigato di Targor, cioè di solito sono sempre o uno o l'altro che crepano. In questo caso Arnulf che cosa? Ha due armi, un pugnale e un'ascia. E direi di tenere le due armi, mettendogli una bella chiave inglese al posto dell'ascia e una sciozza al posto del pugnale, mantenendo, ripeto, sempre la posa. In questo caso andiamo ad ammorbidire un po' il braccio, perché qui è molto molto importante la rimozione del pezzo. Perché? Perché l'avambraccio è coperto da un'armatura molto grossa. Se andiamo a tagliare rischiamo di portarci via tutto il braccio. Mettiamo anche sotto qualcosina, così evitiamo di lasciare disegni rupestri sopra il tavolo. Andiamo a togliere il pezzo. Come vedete, in questo caso il pezzo è andato via completamente. Perché? Perché la parte sotto è molto pesante. In questo caso la chiave inglese non va più bene. Perché? Perché manca un pezzo di braccio, quindi la chiave inglese ce la teniamo per un altro modello. Poi vi farò vedere quale, ma rimarrete a bocca aperta. In questo caso questo pezzo va molto meglio. Perché? Perché questo è un braccio completo. E mettiamo una granata. Andiamo a pulire un pochettino l'attacco del braccio. Manteniamo sempre l'ascia in avanti. Questa non è un gran problema, anche perché in questa in realtà dobbiamo togliere tutto il braccio, quindi qua c'è poco da sbagliare. Andiamo giusto sempre a far combaciare i pezzi lisciando gli attacchi, quindi tiriamo via tutta la plastica che non ci serve. Questo sarà il modello, ragazzi, su cui andrà più materia verde, perché dobbiamo rifare gli attacchi delle braccia e dobbiamo farli in maniera convincente. Ci aiuta il fatto che stiamo sempre parlando di predoni, mezzi mutati del deserto, quindi dettagli non proprio anatomicamente perfetti stanno, quindi non preoccupatevi troppo se vedete il modello con delle voragini, perché tanto dopo con la materia verde si sistema tranquillamente. Vedete che in questo caso la parte davanti è a posto, la parte dietro va pulita ancora un attimino. Cominciamo a incollare il pezzo. Qua manteniamo l'attacco perché non mi ha dato problemi quando ho montato i miei primi Rivers, quindi mi ricordo molto bene che mi ero sorpreso tantissimo. Andiamo a togliere il pezzo di plastica che non ci serve anche dalla parte dietro, perché dobbiamo sempre mantenere una parte liscia, e andiamo a mettere il braccio. Come possiamo metterlo? Metterlo davanti piegato verso il basso è un pochino da spalla dislocata, quindi lo metteremo che punta verso l'alto in maniera eroica. Andiamo sempre a lisciare il pezzo. Poi magari dopo fate un bel video dove mi fate il conto di quante volte ho detto lisciare, così diventiamo famosi. Già potete vedere, adesso lo sto assemblando, ma già potete vedere che la posa ha un senso, perché sta mandando l'ascia verso l'alto come se stesse incitando gli altri a caricare, mentre tiene dietro una granata. Tra l'altro, secondo le regole, questo modello aggiunge uno ai danni quando fa critico, se non sbaglio, quindi la granata ci può pure stare. Una bella granata in faccia a Severino o a uno degli orchi, così imparano chi comanda Shadespire. Anche perché credo che uno Stormcast l'ultima cosa che si aspetti è una granata. Stupida lattina.
andiamo a mettere un po' di materia verde, scusate ragazzi, sta facendo tardi, un pochino di attack, sempre per cementare bene il pezzo, poi ovviamente servirà la materia verde. Ok, qui non ci servono particolari mosse di karate per metterlo nella posizione corretta per lasciarlo asciugare. Aspettiamo sempre comunque un pochino, in modo tale da evitare come prima che il pezzo salti. Ok, direi che possiamo essere abbastanza sicuri e andiamo a mettere anche l'altro pezzo. Come vedete il braccio verso l'alto è sicuramente meglio rispetto a quello verso il basso, anche perché verso il basso l'ascia coprirebbe buona parte del modello se venisse visto dal davanti, insomma non è proprio il massimo. In questo caso tutte le braccia sono rivolte verso l'alto, manteniamo un minimo di coerenza con la posa di prima, tranne per la granata, però diciamo che aveva un'ascia prima e una granata adesso, quindi mantenere pure la coesione anatomica del pezzo, non lo so, forse è pretestuoso. Vedete che riuscendo a sagomare bene una parte o l'altra, e l'altra, nel momento in cui le attaccate sono praticamente, non dico perfette, però vi aiuta parecchio questa cosa. Vedete che il pezzo sembra quasi montato da kit. Poi qui dentro la scanalatura, vedete sotto l'ascella lì, dietro la schiena, quelli sono tutti i pezzi dove va messo un minimo di materia verde, ma un minimo proprio, cioè non dovete stare a riscolpire pezzi del modello, dovete semplicemente riempire le crepine che ci sono e scolpire leggermente, ma niente di troppo assurdo. Comunque lo vedremo poi nel prossimo video. Torniamo al nostro Saek. Adesso siamo abbastanza sicuri della tenuta dei pezzi che abbiamo messo e possiamo andare a mettere anche il resto del corpo. Ripeto, questo è uno dei pezzi in montaggio dove rischiate di più di spaccare qualcosa. Fate molta attenzione, mantenete i perni perché vi serviranno parecchio per tenere insieme il tutto, e appena mettete l'attack subito premete tantissimo, premete fortissimo, premete forte 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 in modo tale da impressionare le ragazze. Mettete un pochino di attack dove c'è il braccio, diciamo che non combacia perfettamente, ma in realtà ce ne frega relativamente, anche perché adesso vedete un pochettino una zoomata. Dobbiamo mettere questo davanti e poi riscolpire buona parte anche della carne davanti. La mia intenzione, ragazzi, è quello di tenere il pettorale abbastanza alzato e scolpire la carne sotto in modo tale che sembri rigonfia, quindi non voglio tenerlo troppo aderente al corpo, voglio far sì che sembri quasi una protuberanza, perché sai che lo ritengo un pochettino troppo magrolino, vorrei farlo un pochettino più grosso. Dobbiamo comunque andare a togliere le escrescenze che non ci servono, perché questo, ripeto, è il kit dei Goliath e non dei River, quindi è fatto per delle altre miniature. Andiamo a togliere la parte di lato, le due linguette di plastica di lato, lo rendiamo il più liscio possibile. Già vedete che comincia ad aderire un pochino di più, anche se non è perfetto, dovremo andare a togliere un pochettino anche davanti dal petto di Saek, quindi senza spaccare il modello definitivamente andiamo a incidere pian pianino il petto, ma poco ragazzi, vi ripeto, perché la mia idea è quella. Poi se una persona invece non ha voglia o tempo di riscolpire anche la parte davanti, andate a togliere il più possibile, ok? In questo caso andiamo a togliere poco, andiamo a togliere giusto i capezzolini. Sempre molto piano, soprattutto sempre usando il pollice come appoggio della lama. Beccherò tipo 40 denunce dell'associazione dei minori dopo che
bambini senza dita, urlanti, correranno per la città? Ok, per quanto mi riguarda va più che bene, quindi metto l'attack, poi andrò a riscolpirmi la parte di carne e farla un pochettino più rigonfia. Applichiamo il pezzettino. Mi raccomando, qui deve essere dritto e deve essere credibile, quindi non deve andare proprio in faccia a coprire la faccia, deve stare in, in una parte del modello che sia credibile. Vedete che sotto c'è un'autostrada, ok? Però, ripeto, la mia idea è quella di scolpire tutte queste parti qui in modo tale da rendere Psycho un pochino più ciccione. Questa parte qui di lato, la parte sotto, insomma, per il momento non preoccupatevi. Di questo modello è un peccato, ripeto, la faccia, perché la faccia è molto complessa da fare e da modificare. Andiamo a togliere pezzi di corpo dal nostro area di lavoro. E ci rimangono il Big Boss Garrek, che faremo la prossima volta, e anche il simpaticissimo Carsus. In questo caso Carsus ho in mente di fare un uomo più macchina che uomo, quindi usare dei pezzi dei Vansar e anche qualche pezzo del Maulerfind. Vi lascio con questo appetizer. E nulla, alla prossima ragazzi. Ok, in questo caso dobbiamo stare stra fermi. Se avete quelle pinzette o i fermi che servono anche per dipingere i modelli, in questo caso vi saranno molto utili, perché come vedete è cascato, quindi con calma lo si mette su di nuovo e si aspetta. Comunque ripeto, se avete magari dei fermi da pittura o cose di questo tipo, beh, siete delle persone molto fortunate, perché vi aiutano un casino. In questo caso io potrei tranquillamente infilarlo dentro un borsetto e aspettare che la colla faccia il suo effetto. Invece sono qui a cercare di inventarmi cosa dire, come ai telegiornali quando non parte il servizio e tanto imbarazzo in studio. Ok, come avete visto, pure potete anche fare delle mosse di zuzizu o karate per rivoltare il modello in un secondo e metterlo nella posizione corretta per l'asciugatura della colla.